È domenica e come tale ecco a voi ragazzi le poche news. Sono tornati dopo qualche giorno di assenza, ma non era di certo colpa nostra se la scorsa settimana è stata piattissima e senza nessuna notizia interessante. Tranquilli, ci rifaremo oggi. Cominciamo. Abbiamo subito tre nuove carte direttamente dalla terza espansione di Sole e Luna, Burning Shadows, di cui abbiamo parlato nella puntata delle news precedente a questa. Le tre nuove carte altre non sono che Darkrai, Magikarp e Gyarados, che con due energie acqua ed una in colore doppia riesce ad infliggere ben 160 danni al Pokémon avversario, con la piccola pecca di dover infliggere 30 danni ad ogni nostro Pokémon in panchina. Insomma, una belva. C'è davvero ancora qualcuno che gioca a questo giochetto? L'accessorio Pokémon Go Plus è in offerta su Amazon a 29 € anziché 39. Un'offerta che sicuramente farà felice chi desiderava da tempo di acquistarlo, ma che qualcosa l'ha sempre spinto indietro. Forse perché è un accessorio futile? Ad ogni modo sappiate che il Pokémon Go Plus permette di catturare Pokémon, raccogliere oggetti dai Pokéstop e registrare la distanza percorsa tenendo il proprio smartphone in tasca. Voi lo comprerete in offerta o ne possedete già uno? Mario Kart 8 Deluxe, come tutti si aspettavano, ha raggiunto e superato il milione di copie vendute durante il weekend di lancio in tutto il mondo. Non c'è bisogno di dirlo, ma pare proprio che Mario Kart 8 diverrà uno, se non il titolo di punta, su Nintendo Switch. Abbiamo finalmente nuovi dettagli circa il primo DLC di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tra vari costumi e maschere come l'elmo di Midna oppure la maschera di Majora, scopriamo tante ma tante cose nuove che ci porterà questo pacchetto scaricabile quest'estate. Avremo anche la maschera Corugo che semplificherà la vita non poco nella ricerca dei semi. Ci saranno anche due equipaggiamenti basati su Tingle e lo spettro di Phantom Hourglass. Questo DLC aggiungerà anche una nuova sfida, la prova della spada, che una volta completata, superando 45 stanze piene di mostri, il vero potere della spada suprema si risveglierà, permettendo all'arma di restare nel suo stato potenziato per sempre. Viene introdotta anche la modalità difficile, che come dal nome alza il livello dei nemici e ci complica la vita di Rule. C'è poi anche la nuova funzione di gioco, il cammino dell'eroe, che terrà conto di tutti i nostri spostamenti dalle ultime 200 ore, tracciando una linea verde sulla mappa. Utile se si vuole tornare in un posto visitato in precedenza di cui non si sapeva la posizione. E per ultimo abbiamo l'amuleto del teletrasporto. Sarà nascosto in un forziere in giro per Hyrule. Consentirà di creare un punto di teletrasporto dove si vuole, ma consente di crearne solo uno alla volta. E voi cosa ne pensate di tutte queste novità in Breath of the Wild? Di recente si è tenuta una conferenza da parte di Nintendo per fornire maggiori dettagli sulla nuova console in uscita, il New 2DS XL. Dalle foto scattate possiamo vedere come gli altoparlanti si trovino sul bordo inferiore della console. Vediamo inoltre che l'alloggiamento della scheda SD si trova vicino a quella per la scheda di gioco, che vengono coperte da uno sportellino di plastica. Le dimensioni sono pari, proprio come tutti pensavano, al New 3DS XL. Lo stilo però ha subito un piccolo rimpicciolimento. Chi l'ha provato ha subito notato una maggiore manovrabilità e compattezza. A voi piace il New 2DS XL? Lo comprerete? Anche per queste news è tutto, ragazzi. Noi vi ricordiamo di lasciarci un bel mi piace per supportarci, commentare, condividere con i vostri amici queste magiche news e se non sei ancora iscritto, il pulsante per rimediare lo trovi proprio qui sotto, insieme alla campanella da attivare per non perderti nessuna notifica. Qui da Diego è tutto e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!